che oggi è produttiva, delle famiglie con la prima bolletta che è arrivata con aumenti intorno al 50%, diventi una crisi sociale e economica più profonda, è, posso dire che è più che un rischio e una certezza. E purtroppo l'Europa è stata troppo lenta, l'intervento tedesco da 200 miliardi di euro ci indica una direzione precisa, questa direzione purtroppo dobbiamo, a questa direzione dobbiamo rispondere, perché non possiamo rimanere inerti aspettando che in Europa si trovi un accordo. Ovviamente ho mandato questa proposta anche al ministro Cingolani e noi ci aspettiamo che tutte le forze politiche responsabilmente convergano su questa proposta con le modifiche che potranno fare, perché la situazione è una situazione che ha a che fare con la sicurezza nazionale e rischia di diventare nel tempo una situazione che avrà a che fare con l'ordine pubblico. Quindi bisogna agire immediatamente e tagliare la testa al toro. L'Europa non ce l'ha fatta intervenire in tempi rapidi, il governo ha fatto quello che poteva, adesso dal 1° novembre l'ha fatta questa roba. Che la faccia il nuovo governo immediatamente con un decreto come primo atto. Un ultimo punto suggerito da Marattini, che non è ancora inserito qui, ma che inseriremo nella proposta definitiva, è il fatto di tarare questo tetto solo sul 90% dei consumi, in modo da stimolare il risparmio energetico nell'ordine di un 10%, cioè a dire sul 90% dei consumi passati io ti copro, ma ti chiedo anche di fare uno sforzo su quel 10% che io non ti incentivo più. Questa è la proposta che abbiamo disegnato insieme a Luigi, insieme al nostro responsabile dell'energia, che forse conoscete, Zollino, e insieme al nostro ufficio studi. Ed è oggi all'attenzione del governo, della maggioranza e dell'opposizione.